La prossima volta le recensioni le faccio a maggio. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo ad analizzare una bella recensione a lungo termine della mia Harley Davidson Road King 103 del 2016 dopo 33.333 chilometri, un chilometraggio direi adeguato per fare una recensione per capirci qualcosa della moto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace questo format, così lo riproporrò anche con la mia Yamaha MT-01 e con la mia KTM 1290 Super Adventure R. Per chi non mi conoscesse, io sono Fede, mi raccomando ragazzi, commentate qualsiasi cosa, domande, sono sempre disponibile, complimenti, ben accetti, anche critiche, preferisco una critica nei commenti piuttosto che un dislike che non capisco. Tra l'altro c'è uno che praticamente tempo 5 minuti, 20 minuti al massimo, da quando pubblico un video mi mette sempre il pollice verso, ho anch'io un hater nel mio piccolo canalino. Io vi cercherò. Vi troverò. Per fargli un dispetto quasi quasi comincio a pubblicare alle 3 di notte. Ho suddiviso il video in capitoli per la vostra facilità di visione, quindi cominceremo con, diciamo, una panoramica dettagliata della moto, delle sue dotazioni, anche del perché l'ho scelta, quanto l'ho pagata. Poi analizzeremo i difetti del Road King, andremo a vedere anche che accessori ho messo, perché qui ho avuto la mano abbastanza pesante, e quarta e ultima parte andremo ad analizzare la guida. Tra treni lunghi ci si intende, aspettiamo che passi. Mi sono innamorato della Road King dall'avventura di Roberto Parodi, ai tempi che aveva solamente il sito Tripper Centers. Anche se io avevo un modo di intendere questa moto leggermente diverso dal suo, lui ha fatto ride africani con su Road King, è stato pesantemente anche alleggerito. Io invece me la immaginavo tutta elegante e con uno stile abbastanza retro. Dopo diversi anni di attesa e di soldi messi da parte, mi sono rivolto al mercato dell'usato, ma ho visto che fondamentalmente i prezzi non erano molto differenti. Oltretutto l'Harley in quel momento, diciamo 2015-2016, ha lanciato il progetto Rushmore, è un progetto che ha portato delle migliorie nella gamma Touring, gamma a cui questa moto fa parte. Diciamo questa è la entry level delle moto Touring di Harley Davidson, dove si annoverano moto molto note come Street Glide e soprattutto l'Electra Glide. Fondamentalmente la base telaistica è la stessa, Harley Davidson diciamo che gioca dove? Nel diametro delle ruote, nelle sospensioni e poi nelle dotazioni. Nel batwing anteriore oppure in altri tipi di versi di cupolino, e poi soprattutto selle maggiorate, anch'io ho la sella a casa, e bauletti con le casse, le radio, anche davanti le protezioni per le gambe. Il costo di questa moto è importante, al nuovo adesso lo era leggermente meno nel 2016, ma comunque era una bella sassata, si parlava di 22.900 euro circa, a cui ho dovuto aggiungerne circa 400 per questa colorazione che è Velocity Red Sanglo, che oggi il sole non c'è, ma vi assicuro che quando la giornata è soleggiata è veramente spettacolare. Pensate che ai tempi avevo rimandato così tanto l'acquisto dell'Harley Davidson, all'epoca avevo un GS 1200 Adventure, che gli avevo messo le pedane di riposo sui cilindri anteriori con grandissime critiche di tutti quelli che mi conoscevano. Perché Harley Davidson? Beh, Harley Davidson per me rappresenta un marchio storico, un marchio che mi ha sempre affascinato, è completamente fuori dagli schemi delle altre case motociclistiche. Per moltissimi è un cancello, io ritengo che i cancelli ce li abbiano nella testa chi ritiene che queste moto sono dei cancelli, sicuramente per le loro caratteristiche ciclistiche, per il peso, la lunghezza che hanno, sono moto che hanno delle dinamiche di guida completamente diverse. Però, come avevo letto in un forum, una frase che mi era molto piaciuta è che l'Harley Davidson è un oggetto particolare. Ti rendi conto subito che stai cavalcando un pezzo di storia, è una moto che si rinnova continuamente ma allo stesso tempo rimane fedele a se stessa, e mentre la guidi godi veramente di questa meccanica così particolare ma anche così morbida, e che ti accompagna, ti culla con la sua fluidità e con le sue delicate vibrazioni. E in questo processo di ammodernamento, però mantenendo sempre uno stile iconico, Harley Davidson aggiorna di continuo le sue moto, e infatti questa moto di cosa è dotata? ABS, questo chiaramente per legge già dal 2012.
Abbiamo il cruise control, abbiamo l'acceleratore elettronico, abbiamo un piccolo display per le informazioni, abbiamo anche la chiave con il transponder e l'allarme incluso. Quindi cosa succede? Che appena noi arriviamo, ci fermiamo, ci allontaniamo, subito si inserisce l'allarme. Ovviamente abbiamo l'iniezione elettronica e nel caso di questo modello la motocicletta aderisce alla normativa Euro 3. Poi ovviamente di volta in volta vengono aggiornate. Un'altra particolarità, diciamo, elettronica che possiede questo modello, così come altri modelli della gamma e che io apprezzo particolarmente, sono le frecce che ritornano in posizione spenta automaticamente dopo o un tot di metri, in questo caso 200, oppure c'è un sensore che capisce quando noi pieghiamo e ci raddrizziamo, in quel momento disinserisce le frecce. Funziona divinamente, così come altrettanto divinamente funziona il cruise control. È il cruise control che io ho provato con il miglior comportamento, è tarato alla perfezione. Ho provato tante moto, anche qui sul canale ne trovate credo più di 60. La velocità con cui ritorna la velocità quando cliccate sul resume e la morbidezza con cui si assesta la velocità desiderata è veramente encomiabile. La precisione con cui mantiene la velocità di crociera senza oscillamenti e tentennamenti è veramente qualcosa di perfetto. È in assoluto il miglior cruise control che io abbia mai provato, a differenza di altri modelli che magari sono, o meglio, di solito sono troppo lenti, quindi vanno su un po' troppo lentamente. Oltretutto, altra particolarità è che il comando del cruise control è ottimo, è un singolo pulsante che agisce in alto, in basso oppure premendolo. È super intuitivo, impossibile sbagliare in questo, brava Harley. La moto è dotata inoltre anche di un pulsante per comandare le luci di profondità, le luci ausiliarie che sono disponibili sull'anteriore già di serie, e inoltre ci sono diversi switch per future connessioni oppure se si vogliono aggiungere le casse o altri accessori elettronici. La moto non esce monoposto di serie, questa è una sella che io ho modificato, poi rivedremo dopo tutti gli accessori che ci sono in questa moto. Di serie esce con una sella nera su due ripiani a cui si può aggiungere sia un poggia schiena posteriore che un poggia schiena per il guidatore. Io l'ho sostituita con questa sella singola, di cui possiedo anche quella del passeggero. Inoltre un altro accessorio che si può aggiungere è un portapacchi che va in questa zona e che oltretutto si può rimuovere con due semplici leve. Veniamo alla ciclistica. Forcella anteriore non regolabile, diametro 49 mm, dalla taratura piuttosto morbida. Motore cilindrata 1690, corsa lunga, di serie 87 cavalli e 138 Nm a 3500-3800 giri. Cambio 6 marce. Ruota posteriore da 180 mm e questo la distingue dai modelli precedenti, soprattutto quelli un po' vecchiotti, che avevano la ruota posteriore un po' più stretta. Vantaggio: miglior sicurezza di guida, più rotondità. Svantaggi: chiaramente è un pelo meno agile. Però, a detta della maggior parte delle persone sul forum che io leggo, cioè webchapter.it, questa modifica è stata ben accolta. Al posteriore abbiamo due ammortizzatori a gas, il precarico si controlla per mezzo di una pompetta che viene venduta a parte, e c'è una singola valvola, poi c'è una piccola tubazione che unisce i due ammortizzatori tra loro. La strumentazione è composta da un singolo elemento circolare che mostra una lancetta col tachimetro, e nella parte bassa c'è un piccolo display digitale che vi mostra i chilometri totali, due contachilometri parziali, i giri al minuto e la marcia inserita, l'autonomia e l'orario. A destra della strumentazione è presente il tappo di rifornimento del carburante, mentre a sinistra l'indicatore di livello del serbatoio. Poco sotto c'è un riquadro con tutte le spie e la chiave generale di accensione della moto. In questo modello, come vi dicevo, abbiamo il transponder e poi per inserire blocca sterzo invece c'è una chiave meccanica. Questa è una cosa che ho gradito particolarmente perché nelle moto moderne spesso si trova il transponder, il keyless, però poi anche altre parti della moto come blocca sterzo o il tappo di rifornimento sono anch'essi elettrici, che è una cosa che non mi fa impazzire onestamente. Preferisco questo modello dove è tutto fondamentalmente meccanico. Particolarità del progetto Rushmore è che sono state riviste, oltre al motore high output, cioè con un maggiore spunto e qualche particolarità nella ciclistica, anche le borse. Prima si aprivano verso l'interno, agendo su questa parte cromata che faceva da serratura, mentre adesso è stato rivisto il tutto in maniera molto più comoda. Si agisce per mezzo di questa leva, qui c'è la serratura e andiamo a aprire, comodissimo. Tra l'altro si può fare anche mentre siete in movimento, se volete prendere un mazzo di chiavi, aprite da dietro, lo fate. Questo è veramente tanto tanto comodo. La forma delle valigie, come vedete, è abbastanza
a parallelepipedo, non è molto sfruttabile, è altamente consigliato l'utilizzo di valigie o comunque delle borse presagomate, anche perché il volume delle stesse non è particolarmente generoso, siamo su circa 32 litri, sono molto lunghe però sono piuttosto strette e come vedete questi due fianchi in diagonale riducono un pochino la capacità di carico. Possiedo questa moto ormai da 8 anni. Che difetti ho riscontrato? Beh, in primis un difetto che hanno tantissime Harley Davidson è l'accumulo di una piccola porzione di condensa nella parte bassa del riquadro della strumentazione. Difetto super diffuso, praticamente tutti lo sanno, forse solo negli ultimi modelli Harley è riuscita a intervenire, molti riuscivano a metterci una pezza, magari aprendo leggermente il riquadro o facendo delle piccole modifiche, alcuni hanno sostituito il quadro ma il difetto si è ripresentato, ma fondamentalmente chi ha un Harley capisce che questi sono un pochino dei suoi difettucci, insomma spesso glieli si perdona, ecco. Andando sempre più indietro, un altro difetto che mi sento di dire, anche se non è proprio un difetto, è una mancanza, è il tappo di serbatoio che di serie viene venduto senza serratura. Su una moto da 23.000 e passa euro, oggigiorno addirittura 29 o 30, è una mancanza veramente inaccettabile, viene venduto a circa 60-70 euro, però dai ragazzi. Idem per la pompetta di regolazione del precarico. Anche questa viene venduta separatamente, è l'unico modo per regolare il precarico e costa anche lei 70 euro. L'alternativa per chi non vuole comprare la pompetta è quella di ogni volta andare dal concessionario e farsela regolare da loro. Quindi come vedete è oggettivamente un accessorio indispensabile. Anche perché questa pompetta qua, anche se non volete regolare, perché magari non passate da soli a passeggero o bagagli, la usate sempre voi, comunque gli ammortizzatori pian piano col tempo si scaricano. Quindi comunque serve. Non lo annovererei proprio tra i difetti, però diciamo che il modo con cui Harley Davidson recentemente vende se stessa non mi fa impazzire. Cioè, troppi inglesismi, un troppo malcelato comportamento da amicone, pacca sulla spalla, però poi le moto sono costosissime, talvolta ti aspetti un certo tipo di servizio, quindi a causa del prezzo che diciamo alza un po' le aspettative, ma poi altrettanto sono stato un pochino deluso, diciamo che la percentuale comunque di personaggi discutibili nel mio caso è molto piccola e comunque a un certo punto, subito diciamo già dal terzo tagliando, mi sono sganciato perché ho trovato un'officina indipendente comunque specializzata Harley Davidson con cui mi trovo benissimo, si chiama Bone Shaker Garage, al suo interno Marco e Joe mandano avanti questa officina alla grande, sono super professionali, sono corretti e c'è anche la pacca sulla spalla. La moto ha una valvola allo scarico per regolare le emissioni sonore, il suo funzionamento è veramente basilare, praticamente a 2500 giri si chiude e di colpo la moto si spegne. Questa modifica può essere diciamo forzata ed è caldamente consigliato, anche perché poi pure le prestazioni sentite che hanno un piccolo calo temporaneo, poi comunque il motore si riprende. Onestamente Harley Davidson poteva inventarsi qualcosa di un pochino più sofisticato. Sempre in tema scarichi, purtroppo chi compra un Harley si aspetta una certa sonorità. Così non è per i modelli di serie, questo modello praticamente sembrava un Suzuki Burman 400, quindi si è diciamo costretti a dover, oltre a forzare la valvola, anche modificare gli scarichi. Nel mio caso però ho preso dei modelli omologati, hanno comunque un bel sound, soprattutto bello pieno, però è sempre una spesa da 1200 euro. Ve li faccio sentire. In questa situazione il minimo della moto è a circa 1150-1200 giri. Già che la spengo vi faccio notare una cosa, ovvero come si inserisce l'allarme nel momento in cui ci allontaniamo. Che accessorio ho messo su questo Road King e quanto mi sono costati. Partiamo da davanti e andiamo poi pian piano fino indietro. Gomme, il primo treno di gomme mi è durato
27.000 km, ho fatto anche una recensione a riguardo, la trovate qua in alto a sinistra su YouTube, ve la lascio anche sotto in descrizione. Dunlop D407 e D408. Mi sono trovato benissimo, quindi quando è stato il momento di sostituirle, le ho ricomprate, ma questa volta con una piccola fascia bianca che dona un tocco un pochino più retro e mi piace molto. Mi piacerebbe avere una fascia bianca un po' più spessa, ma questa è quella che ho trovato. Proseguendo, poi ho montato dei deflettori sulla forcella anteriore. Perché l'ho fatto? Perché avevo uno scuotimento del casco, soprattutto a velocità autostradale, 120, 130, 140, molto fastidioso. È stato particolarmente difficile risolvere questo problema. Poi in un sottoforum americano ho trovato delle persone che avevano comprato questo accessorio che viene venduto da Harley Davidson, che avevano detto che potevano viaggiare a velocità autostradali senza alcun problema. L'ho montato, è vero, quindi riduce quella turbolenza interna che si genera sotto al cupolino a velocità autostradali, quantomeno succedeva a me, poi può essere anche soggettivo della corporatura, dell'altezza e del casco. Ho montato le cornici intorno ai fari, che tutte queste se no non sono presenti, quindi i due fari ausiliari, il faro centrale e le frecce, particolarmente sfiziose, sembra un po' povero senza di queste. Arretrando ho messo delle pedane aggiuntive di riposo, quindi io quando vado in autostrada mi piazzo là così e sto bello comodo, cruise control e chi m'ammazza. Manubrio Wild Chubby Beach Bar, veramente grosso, se siete curiosi vi lascio poi in descrizione le caratteristiche di pull, width, quelle cose lì. Come vi dicevo, tappo serbatoio con chiave, cover filtro dell'aria senza alcun logo, senza alcun simbolo, teschio, tricche e ballacche. Orlando! E tricche e ballacche. E al suo interno filtro aria aperto in maglia metallica. Qui sotto presa 12 volt per la corrente, per caricare il cellulare, per caricarvi quello che vi pare, il sedere, quello che è. Terminali di scarico Vans & Hines omologati. Perché ho detto omologati? Boh, vabbè. Quindi sicuro. La già citata pompa per regolare l'ammortizzatore posteriore. Sella Mustang Wide Tripper marrone con impuntura Diamond con schienale removibile e regolabile. Sella posteriore che sta a casa a ronfare dello stesso modello. Poggia schiena per passeggera. Poggia schiena per sella guidatore, anche per la sella originale Harley Davidson, e portapacchi. Per un totale di 6.000 euro. Che spettacolo! Vedi, ti faccio vedere qua come funziona con la freccia. Tu la metti, fai la curva. Ah, ah, preciso, eh! Allora, passiamo subito alla dinamica di guida. Come si comporta questa Harley Davidson? Partiamo dal misto cittadino. Allora, chiaramente questa è una moto molto lunga che pesa 353 kg a secco, quindi insomma, tanto. Ciononostante, appena si parte, il peso percepito diminuisce tantissimo. Questo coglione comunque mette a destra lo stop per girare a sinistra. Cominciamo dal comfort delle sospensioni. Queste sospensioni hanno la corsa piuttosto corta e quindi soprattutto al posteriore è abbastanza rigida. Questo si sente molto nelle buche e lo sente particolarmente tanto il passeggero. La frenata risente del peso della moto e da questa ciclistica particolarmente lunga. Come tutte le Harley Davidson, sicuramente avrete visto quei video degli americani con le Road King, i poliziotti che fanno tutti gli slalom. Queste moto vanno guidate utilizzando molto di più il freno posteriore che con una moto normale, perché complice la larga sezione del pneumatico posteriore più la ciclistica che, come vi dicevo, è lunga e pesante, la ruota arriva al bloccaggio molto più tardi e il freno posteriore è molto più efficace nella dinamica della moto e nel controllo della stessa. Il cambio a bilanciere, quindi si può usare anche con il tacco, un pochino duretto, e soprattutto si sente in maniera abbastanza vistosa il clonk delle cambiate, soprattutto nelle prime marce, diciamo fino alla terza, quarta, anche scalata come sentite. Eu, fi,
Vi faccio notare una cosa, il motore come vedete vibra in maniera piuttosto vistosa al minimo e poi ve lo faccio rivedere, minimo 1100 giri, guardate come vibra il manubrio e poi appena do un colpo di gas basta vibrazioni. Il consumo di questa moto al netto di tutte le modifiche che gli ho fatto è di circa 18-18.5 km litro. La spinta è particolarmente progressiva e poi dai 4.500-5.000 giri va un po' ad affievolirsi. Questo non so cosa vuole fare, se vuole andare in camporella oppure no. Oh, ma tutti oggi, beh, che pirla. Oh, vai, ce lo siamo levato le palle. Siamo a 2.500 giri, diamoci tutto. Siamo a 100 all'ora e i giri al minuto sono circa 2350-2400. La ripresa in sesta marcia da questa velocità è adeguata a un motore di questa potenza e nel giro di qualche secondo siamo arrivati a 130. La protettività all'aria, soprattutto grazie ai deflettori come esso, è molto buona. Praticamente anche io che sono 1,87 sono avvolto in una specie di cupola d'aria e la sento solo, guardate, seguo il flusso e solo qua arriva. Le spalle, sulle spalle invece non c'è alcun flusso d'aria, mentre chiaramente dalle gambe in giù, gambe incluse, si viene investiti dall'aria. Quindi la sento soprattutto sulle ginocchia. Sentite che sound in questa apertura con solo il 50% di gas. Si dice dei motori come questo che in realtà la loro potenza la sprigionano anche già con un terzo o metà 50% di gas. E quindi se aprite di più l'unica cosa che aumenta fondamentalmente è il rumore. Mi sento di essere d'accordo con questa frase. La moto è particolarmente piacevole da guidare a questa andatura a media velocità, nel misto non troppo stretto, perché comunque nello stretto fa un po' soffrire, in particolare questo manubrio beach bar fa allargare particolarmente il braccio esterno, però in medio curve, magari state, non so se la conoscete come la Valtrebbia, si gode veramente a farsela a 60-70 all'ora cullati da un motore che comunque già dai 1500 giri è molto presente a livello di coppia e vibrazioni ben dosate, morbide ma percettibili, è un motore dall'erogazione corposa e questo rumore grasso che vi accompagna appena date un pochino di gas in più, sentite appena appena, Visto che ho fatto una prova simile anche nella recensione della GS1003, ne faccio una anche qua. Scendo in quarta marcia alla velocità minima. Vediamo quant'è. Praticamente 35 km orari, 1150 giri, apriamo tutto. Già solo che ottengo puntato il gas, la velocità aumenta. Apriamo tutto, 3, 2, 1. E in pochi secondi ero già a 100 all'ora a un regime di circa 3300 giri, quarta marcia. Nelle curve bisogna assolutamente tenere conto della mole di questa moto e dei pneumatici dalla mescola piuttosto dura, quindi ci vuole un pochino di accortezza. Comunque non sono moto che vanno guidate col coltello fra i denti, insomma una cosa comunque comprensibile e che vi fanno godere soprattutto in una guida da passeggio. La frizione è piuttosto dura, è a cavo, la sua modularità, la sua facilità di controllo è media, comunque la zona di intervento è tutto sommato limitata, ma ciò che colpisce di più nel suo uso è appunto lo sforzo che viene richiesto alle dita per azionarla. Rompopom, avete sentito questi borbotti allo scarico fantastici. Potrebbe sembrare che io ne abbia parlato male di questa moto perché ho detto che la frizione è dura, il cambio si fa sentire, eccetera. Le espressioni sono un po' rigidine di una corsa corta. La realtà è che comunque è una moto piacevole, è una moto viva ed è viva
proprio grazie a queste caratteristiche. È una moto con una personalità. Molte moto moderne che mi capita di provare, tutte di plastichina, tutte che fanno il compitino, quando finisci di guidarle ti lasciano un senso di indifferenza, cosa che invece non accade con le Harley Davidson, ed è un filo comune che ho trovato in tantissimi modelli, già a partire dalle Sportster 1200. Non mi è capitato di provare le Sportster 883, però per esempio ho guidato la 48, ai modelli più grandi, perché quando ho acquistato questa avevo noleggiato prima questa moto per un giorno e poi per scrupolo ho noleggiato anche un Electra Glide per un'altra giornata, ma non mi sono sentito altrettanto a mio agio. La moto era, sebbene grande uguale, il telaio come vi dicevo lo stesso, però me la sentivo troppo ingombrante, la porzione di aria che veniva deviata era eccessiva. Avevo fatto questa prova d'estate e stavo schiattando di caldo perché non venivo assolutamente investito dall'aria, né dal busto, né alle mani, né alle gambe. E si sente anche tanto, secondo me, la presenza del bauletto posteriore, che è molto grosso, quindi fa sia effetto vela ma anche sposta completamente il baricentro della moto. Al contrario, un altro modello che mi piaceva veramente tantissimo era la Soft and Slim, completamente spogliata di tutto rispetto alla Road King, che è chiaramente telaio Softail, ancora più bassa, ma quella moto, a dispetto di una differenza di prezzo molto limitata, circa solo 2000 euro su 22.000 o 20 quella là, mi sembrava molto limitante da guidare, era ancora un pochino più presente come personalità, un po' più rigida. Ma una cosa che mi ha colpito veramente da subito è che dopo poche centinaia di metri ho fatto una rotonda e è bastato inclinare appena appena la moto per fare la rotonda del Forum di Assago, quindi mica la curva di Laguna Seca, per grattare in maniera clamorosa le pedane. Il grosso problema di quella moto era la scarsissima luce a terra, particolarità che colpisce un pochino tutte le Harley Davidson con le pedanone come questa. Anche questa ne è afflitta, ma molto molto più in là, quindi si può anche fare una curva a una certa velocità di percorrenza tutto sommato sostenuta e non incorrere in un troppo prematuro grattamento della pedana. Una figata però è il cambio bilanciere, a me piace tantissimo cambiare col tacco. Richiede un pochino di sforzo della gamba perché la devi sollevare un pochino di più, ma mi dà ancora di più gusto di guidare una moto di altri tempi senza avere i problemi della moto d'altri tempi, quindi appunto la carburazione che si perde in montagna, il rimanere a piedi, l'impianto elettrico scadente, l'ABS che non c'era, perché comunque siamo qui a fare tutti i nostalgici delle moto. Però ci sono alcune novità che sono molto molto piacevoli e cui io non rinuncerei. Fondamentale però per me nella guida di moto dove le gambe sono avanzate è lo schienale per il guidatore, assolutamente. È una cosa che mi stravolge tutta la triangolazione di guida del corpo di marcia. Posso finalmente rilassarmi, altrimenti devo sempre stare un pochino appeso con le braccia, un pochino teso con l'addome. Invece con lo schienale io vado veramente come un pascià. Ho provato a volte a guidare senza, mamma mia, mai più. E già era una cosa che avevo già capito quando avevo provato la moto. Proprio percepivo la mancanza di un appoggio nella schiena. L'illuminazione dei fari, allora diciamo, non sono fari a LED, sono fari alogeni. Non hanno una parabola disegnata in maniera particolarmente moderna e fantasiosa. È normale e non c'è un particolare cambiamento accendendo i fari ausiliari, diventa un pochino più intenso nella zona centrale, ma niente di che. Ora vi mostro il funzionamento del cruise control. Molto semplicemente si pigia il pulsante in verticale, si accende la piccola spia. Il cruise control si può inserire dai 50 km orari, sotto no, come ecco adesso si può, e poi si può aumentare o diminuire la velocità dello stesso semplicemente facendo un colpettino verso l'alto o tenendolo premuto,
e va su veramente bene, si disattiva o premendo la frizione o uno dei due freni, oppure dando un colpettino in avanti alla leva del gas, e poi soprattutto quando volete riprendere velocità, colpettino in alto e lui bello, preciso, perfetto. Magari fosse così qua dalla mia KTM, che sembra che lo stia guidando un novantenne. Le marce sono ben spaziate, però la coppia del motore è talmente tanta che secondo me avrebbe potuto reggere tranquillamente delle marce più lunghe, soprattutto per quanto riguarda la quinta e la sesta. Una particolarità è che questo motore ha una sorta di bilanciamento naturale a 3400 giri, praticamente è un regime che corrisponde a 145-150 km/h. Se provate ad andare a quella velocità, la moto non ha alcuna vibrazione, è una cosa molto curiosa. Nonostante, comunque, non me ne faccio un problema, anche perché mi piacciono le moto che hanno una vibrazione presente. Soprattutto questo motorone vi permette di passeggiare anche a 70 km/h, 1600 giri, in totale relax, e comunque se avete bisogno di riprendere, ce n'è. Giunge al termine la recensione, questa super recensione della mia Road King. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo format, un bel like per supportare il canale, iscrizione se vi piacciono i tema moto e viaggi. Ci rivediamo qui al prossimo video, ciao!